Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il progetto di oggi è un portacellulare che possiamo usare nelle nostre borse per proteggere un po' il cellulare. Che faccio vedere una volta inserito il cellulare all'interno l'effetto che fa. È molto carino, facile da realizzare e credo veramente che possa essere un bellissimo progetto. L'occorrente per realizzarlo è del cotone 100% numero 5, un metro da sarta, un uncinetto del 2,5, due perline e un paio di forbici. La prima cosa che andremo a fare è prendere la misura del nostro cellulare nel senso della larghezza. In questo caso sono 7 centimetri. Quindi andremo a montare un numero di catenelle pari a 7 cm. E poi l'altra misura che ci servirà sarà la lunghezza per capire quanto deve venire alto il nostro portacellulare. Nel mio caso 14 cm più un altro centimetro che sarà dato dal bordino che andremo a fare alla fine. Quindi, prese queste due misure, possiamo iniziare a lavorare. Inizio montando 15 catenelle. Quindi facciamo il nostro cappietto iniziale. Sto usando un filo doppio in modo che riesco a farvi vedere meglio tutti i punti. Quindi iniziamo 1, 2, 3, 4. Fatta la quindicesima catenella, saltiamo il primo punto vicino all'uncinetto e iniziamo a lavorare una maglia bassa in ognuna delle catenelle sotto. Vi ricordo che nel canale trovate anche dei video tutorial che vi spiegano passo passo tutti i punti dell'uncinetto. Quindi troverete lì sia l'avvio, le catenelle e le maglie basse. E andiamo avanti così fino alla fine del giro. Arrivati alla fine del giro, nell'ultima catenella, andiamo a lavorare 3 maglie basse perché ci serviranno per fare l'angolo e ritornare a lavorare dalla parte opposta. Quindi facciamo la prima maglia bassa, la seconda e la terza. Nel frattempo abbiamo voltato il nostro lavoro e iniziamo a lavorare le nostre maglie basse anche da questa parte fino alla fine del giro. Arrivati all'ultimo punto da lavorare alla fine del nostro giro, facciamo 2 maglie basse all'interno dello stesso punto e l'ultima, che poi è una maglia bassissima, ci servirà per chiudere sulla prima maglia bassa del giro precedente. Quindi ci andiamo ad attaccare alla maglia bassa che troviamo e chiudiamo con una maglia bassissima. Abbiamo realizzato così la lavorazione in tondo. Facciamo una catenella e andiamo a lavorare una maglia bassa su ognuna delle maglie basse sottostanti. Lo facciamo per 4 giri. Quindi arrivati all'angolo, anche qui facciamo una maglia bassa su ognuna delle maglie basse sottostanti. Questo è l'unico punto dove dovete fare un po' più di attenzione perché magari è più difficile riconoscere i punti.
abbiamo voltato, abbiamo girato e continuiamo. Siamo al secondo angolo e continuiamo con le nostre maglie basse. Chiudiamo, qui siamo alla fine del giro con una maglia bassissima, facciamo la nostra catenella e ricominciamo e andiamo avanti così finché non abbiamo ottenuto 4 giri di maglie basse in totale, quindi io ne andrò a fare altri 2. Fatta l'ultima maglia bassa, andiamo a chiudere nella prima maglia bassa dell'inizio del giro con una maglia bassissima. E adesso iniziamo la nostra lavorazione. Facciamo 2 catenelle, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta. Carichiamo il filo sull'uncinetto, saltiamo una maglia di base, andiamo in quella successiva e lavoriamo 2 maglie alte nello stesso punto. Carichiamo il filo, saltiamo una maglia di base, andiamo nella successiva e facciamo 2 maglie alte nello stesso punto. E facciamo questa lavorazione per tutto il giro. Arrivati all'angolo vi faccio vedere come si esegue. Siamo arrivati all'angolo, abbiamo fatto le nostre 2 maglie alte, carichiamo il filo, saltiamo e andiamo nella successiva. Carichiamo il filo, saltiamo e andiamo nella successiva. Ok, abbiamo fatto il nostro angolo, vedete adesso inizia a piegarsi, quindi si inizia a vedere bene tutta la lavorazione e andiamo avanti così fino alla fine, così vi faccio vedere come si prosegue. Siamo arrivati alla fine del nostro giro, siamo all'angolo, quindi carichiamo il filo, saltiamo una maglia di base, entriamo nella successiva. E adesso, siccome è una lavorazione in tondo, non andiamo a chiudere alla fine di ogni giro, ma proseguiamo. Quindi carichiamo il filo e entriamo nello spazio che si è formato dopo le 2 maglie alte. Quindi qui abbiamo le nostre maglie alte, entriamo in questo spazio qui e facciamo 2 maglie alte. Carichiamo il filo, saltiamo le 2 maglie alte, entriamo nello spazio e facciamo le nostre 2 maglie alte. Quindi carichiamo, saltiamo le 2 maglie alte, entriamo nello spazio. E questa è la lavorazione che si ripete praticamente per tutta la nostra lunghezza. Quando siamo arrivati alla lunghezza che ci occorre, invece di proseguire la nostra lavorazione in tondo, chiudiamo con una maglia bassissima nella seconda catenella della maglia alta che incontriamo, quindi qua. E adesso possiamo iniziare la lavorazione del nostro orlo. Facciamo una catenella. Andiamo nel primo spazio che incontriamo
tra le maglie alte e lavoriamo una maglia bassa, una catenella, una maglia alta e un'altra maglia alta, tutte nello stesso spazio. Ora andiamo nell'altro e lavoriamo una maglia bassa, una catenella, due maglie alte. Andiamo nell'altro spazio, una maglia bassa, una catenella e due maglie alte. E andiamo avanti così per tutto il giro. Quando abbiamo lavorato anche nell'ultimo spazio disponibile, chiudiamo sulla prima maglia che incontriamo, quindi in questo caso la maglia bassa che abbiamo fatto nel primo archetto, e chiudiamo con una maglia bassissima. A questo punto tagliamo, nascondiamo il filo e ci vediamo dopo per fare insieme il cordino. Per realizzare il nostro cordino dobbiamo prendere la misura della circonferenza del nostro portacellulare. Nel mio caso, da questa parte 8, quindi la circonferenza è 16 e vado a montare un numero di catenelle uguale a 16 cm. Raggiunta la nostra lunghezza, saltiamo la prima catenella vicino all'uncinetto, entriamo nella seconda e lavoriamo una maglia bassissima. Andiamo nella successiva e facciamo una maglia bassissima e andiamo avanti così per tutta la nostra lunghezza. Quindi lavoriamo le nostre maglie bassissime in ogni catenella. Realizzato il nostro cordino, andiamo ad inserirlo. Quindi ci aiutiamo con, io in questo caso ho preso un uncinetto del 5 che mi aiuta a far scorrere meglio il cordino. Voi, se ci riuscite con le mani, se lo volete agganciare ad un ago da lana, come vi viene più comodo, e lo fate. Allora facciamo passare il nostro uncinetto nei punti, agganciamo il nostro cordino e lo facciamo scorrere. La stessa cosa facciamo di qua, magari, ecco, partiamo così. Questo poi sta a voi come vi viene più comodo, però deve passare all'interno di ogni spazio. Una volta che abbiamo fatto passare il nostro cordino tutto intorno, non ci resta che inserire le nostre perline. Quindi prendiamo la prima, la facciamo passare e facciamo un nodino per fermarla. Cerchiamo di farlo quanto più possibile all'estremità, così è anche più carino da vedere. Ecco, tipo così. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ed ecco qua il nostro progetto terminato. Come vedete, l'ho realizzato di dimensioni più piccole rispetto all'altro, per dei cellulari che sono o di dimensioni più ridotte, oppure, perché no, può essere usato come porta fazzolettini. Così abbiamo un bel abbinamento da tenere in borsetta. Prima di concludere il nostro tutorial, voglio darvi ancora un altro consiglio. Se volete, potete creare anche una tracolla. Fate come abbiamo lavorato per il cordino, solo che invece di fare solo un giro di maglie bassissime ne fate due, e cucendo internamente le due estremità potete ottenere
una tracolla comoda da portare in giro se decidete di andare a passeggio solo con il cellulare e qualche spicciolo da mettere dentro. Non mi resta che salutarvi, ricordarvi che in Trecce Filati è anche su Instagram e Facebook, e iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Vi aspetto al prossimo video e auguro un buon intreccio a tutti. Alla prossima!